Come ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e dei costi per aumentare sensibilmente la competitività sui mercati? Soluzione trovata in pochissimo tempo da Sangritana e Honda, con tanto di sottoscrizione del contratto all'Interporto d'Abruzzo di Manoppello. Insomma, Sangritana e Honda Italia insieme per una logistica intermodale e sostenibile. Alberto Amoroso, CEO Sangritana SPA, e Marcello Vinciguerra, Director Honda Industriale Italia SPA. Amoroso, una sinergia potremmo definirla virtuosa, in che cosa consiste? Io ti ringrazio di questo aggettivo, ma sicuramente virtuosa. Le loro materie prime arrivano da tutto il mondo con le navi, hanno loro razionalizzato il porto di arrivo, Trieste, noi riusciamo a portare in sinergia con altre aziende, in staffetta con altre aziende ferroviarie, riusciamo a portare le loro merci, quindi le loro materie prime, nello stabilimento. Ad oggi le portiamo qui a Manoppello, cerchiamo di avvicinarle il più possibile a Saletti, che poi è a fianco allo stabilimento Honda. Perché virtuoso? Virtuoso sicuramente, togliamo diverse camion dalla strada, con tutti i pericoli, con tutti i discorsi di inquinamento, trasportiamo su ferro, siamo assolutamente interessati a che discorsi di ecologia o discorsi di questo tipo si possano fare e si facciano insieme. Vinciguerra, possiamo definire questo modello sostenibile, immaginiamo, no? C'è stata una complementarietà, direi unica, tra un'azienda globale che vive qui da 51 anni e un'azienda storica come Sangritana, quindi la sostenibilità primaria è stata quella di mettere a fattor comune competenze complementari in un momento storico in cui c'è crisi della logistica mondiale, crisi dell'energia, e questo progetto ci consente di ridurre enormemente l'impatto ambientale dei trasporti e anche quello dei costi, e quindi aumenta la sostenibilità e la competitività di Honda e della sua filiera. Siete messi d'accordo in pochissimo tempo, mi pare, no? Sì, la mia positiva sorpresa è che qualche mese fa, quando mi hanno chiesto di avere una presentazione pubblica, ho detto beh, volentieri, quando questo accadrà, e non mi aspettavo accadesse nel giro di 3 mesi, quindi applauso al team di lavoro che veramente ha creduto e ha messo in campo tutte le forze per arrivare oggi a questo momento importante. È stata veramente una bella cavalcata, abbiamo preso il binario giusto, dai, viene da dire che abbiamo preso il binario giusto.